Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video! Finalmente è arrivato Natale e possiamo fare il trucco pieno di glitter, di labbra cariche, di occhi carichi, di ciglia finte, insomma un sacco di roba. Se volete usare con il trucco, ma per tutto l'anno non avete il coraggio, questo è il periodo giusto per farlo. Potete provare a sperimentare con un po' di glitter, con le labbra più cariche e sicuramente vi sembrerà tutto più facile da portare perché a Natale, appunto, possiamo realizzare questi trucchi più carichi senza essere fuori luogo. Questo trucco l'ho pensato per il giorno di Natale, per la vigilia, ma un po' in generale. Per questo periodo natalizio mi piace tantissimissimissimo come è uscito fuori e credo proprio che il giorno di Natale farò questo trucco perché mi piace davvero tantissimo. Ovviamente ho utilizzato i glitter sugli occhi, ho utilizzato l'eyeliner, le ciglia finte e un bellissimo rossetto rosso che non può mancare nel periodo natalizio. Ovviamente questo è un trucco non difficile da realizzare perché alla fine non è così difficile da fare, però sicuramente non tanto per principianti. Quindi quello che ho pensato è di realizzare anche un trucco che vedrete nelle prossime settimane, natalizio, ma molto più facile, veloce e semplice da realizzare. Questo è per tutti quelli che come me vogliono proprio osare al massimo in questo periodo dell'anno, che è in assoluto il mio periodo preferito. Vi ricordo come sempre che tutti i prodotti che ho utilizzato in questo video li trovate scritti qui sotto nell'info box. Spero tanto che il video vi sia utile e vi lascio subito alla realizzazione. Inizio come al solito correggendo le mie occhiaie con un correttore in crema. Questo step è molto importante perché sicuramente il giorno della vigilia o il giorno di Natale siamo stanchissimi perché abbiamo fatto come tutti la corsa agli ultimi regali, abbiamo preparato il cenone o il pranzo di Natale, quindi sicuramente avremo due occhiaie così, quindi mi raccomando, ricordatevi di correggere le occhiaie. Come fondotinta scelgo il Wet n Wild Photo Focus Foundation, faccio un mix di due colori per arrivare al mio colore di adesso. Prima di andare avanti tolgo gli orecchini che come sempre li metto prima di iniziare il trucco e poi li vado sempre a togliere. Ora con un correttore più chiaro e luminoso vado a fare i punti centrali del viso appunto più chiari e luminosi. Come al solito step super importante fisso tutta la mia base con la cipria. Con un po' di terra do vita al mio viso pallidino e ormai senza ombre. Come al solito la terra la metto qui all'attaccatura dei capelli, poi la metto sullo zigomo in questo modo e la sfumo leggermente sulla mandibola e poi verso il collo. Applico un pizzico di blush sugli zigomi che non fa mai male per continuare a dare vita al mio viso. Utilizzo questo qui che è il Gradient Blush di Make Up Revolution che mi piace tantissimo, lo sto praticamente adorando. Già questo prodotto non può mancare tutti i giorni della mia vita, figuriamoci a Natale, quindi applico un po' di illuminante sugli zigomi. Utilizzo il Milani Strobe Light nella colorazione Afterglow, questo penso sia il mio illuminante preferito di sempre, davvero bellissimo e allo stesso tempo è naturale, nel senso che a parte che può essere modulato, quindi se non vi piace un effetto molto forte potete applicarne davvero un pizzico, però questo illuminante non è glitterato ma è più specchiato, quindi appunto non vi dà l'effetto glitter sullo zigomo ma vi dà l'effetto zigomo luminoso che a me piace tantissimo. È il momento della parte più noiosa di tutto il trucco, quindi le sopracciglia. Le faccio come al solito super velocemente a telecamera spenta. Passiamo al trucco degli occhi, oggi utilizzerò due palette, l'Androgyny di Jeffree Star e la Skinny Deep di Jouer. Iniziamo con quella di Jeffree Star, prendo Safe World, che è questo bellissimo marroncino qui, e lo utilizzo come colore di transizione nella piega dell'occhio. Cambio pennello, ne prendo uno più piccolo e preciso e utilizzo Dominatrix, che è questo marrone caldo di media intensità. Lo metto sempre nella piega dell'occhio, ma questa volta rimango più precisa rispetto al marroncino di prima. Questo perché voglio creare appunto un'ombra più scura e precisa in modo da dare più tridimensionalità al mio occhio.
Mi aiuta a sfumare i due colori insieme con il pennello di prima. Ora dalla Skinny Dip di Jouer prendo con il polpastrello Magic Hour, che è questo bellissimo colore qui, mi fa impazzire questo colore, e lo vado a mettere su tutta la palpebra mobile. Sto attenta a pressare questo colore, non tanto a tirarlo, perché è molto pieno di glitter, quindi se vado a tirarlo, a fare questo con il dito, dei glitter potrebbero cadermi sul viso, invece pressandolo riduco il rischio. Con lo stesso marrone di prima vado a creare una sfumatura tra questi due colori. Vedete, adesso c'è Magic Hour e il marrone che sono praticamente divisi. Quindi ne prendo un po', faccio leggermente avanti e indietro e cerco di sfumare appunto i due colori insieme. Utilizzo sempre lo stesso marrone con un pennellino a penna molto piccolo e preciso. Questa volta vado a mettere l'ombretto nella parte inferiore dell'occhio. Lo metto all'attaccatura delle ciglia, in questo modo. Poi prendo il primo marroncino, quello che abbiamo utilizzato come colore di transizione, e mi aiuta a sfumare i bordi di questo marrone. Passiamo alla parte super divertente di questo trucco, cioè i glitter. Utilizzo questo ombretto di Stila, che è il Magnificent Metals Glitter and Glow Liquid Eyeshadow. Un nome lunghissimo. In poche parole sono dei glitter facilissimi da usare perché sono fatti in questo modo. Scarico leggermente il pennellino perché non voglio, cioè voglio riuscire a controllare l'applicazione, e li metto sopra l'ombretto di prima. Cerco di concentrarli nella parte iniziale dell'occhio, ma sicuramente poi andranno a finire un po' su tutto il trucco. Gli stessi glitter li metto sull'angolino interno dell'occhio e li porto anche leggermente nella parte iniziale inferiore dell'occhio. Ve lo faccio vedere che magari si capisce meglio. Ovviamente non può mancare una bella riga di eyeliner, utilizzo l'Epic Ink Liner di NYX Cosmetics. Nel frattempo ho applicato anche un velo di mascara perché adesso vado a mettere un paio di ciglia finte che non possono mancare a Natale, lo sapete, le utilizzo sempre, quindi ovviamente per questo trucco natalizio super carico, super pazzo, pieno di glitter e roba varia, non possono mancare le ciglia finte. Ho completato il trucco degli occhi con un po' di mascara anche sulle ciglia inferiori, adesso metto un bel rossetto, ovviamente rosso, cioè a Natale non può mancare il rossetto rosso. Utilizzo il rossetto liquido di Nabla nel colore Rumors. E questo, ragazzi, è il trucco di Natale 2018 completato. Spero tanto che questo video vi sia piaciuto, spero tanto che vi sia utile. Fatemi sapere se lo ricreerete in questo periodo o comunque se prenderete spunto per fare un trucco del genere il giorno di Natale o il giorno della vigilia. Io vi auguro un felicissimo Natale e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao!